If architecture is important to you, if design is everything, if features have to be fabulous, then you'll appreciate the Rosehaven difference. From your first impression and for generations to come, a Rosehaven home is designed to be superbly built, welcoming, and warm. So choose Rosehaven, and every time you step through the front door, you'll say, "I am happy. I am comfortable. I am home." Throughout the GTA and across southwestern Ontario, visit rosehavenhomes.com. Natale, le nostre bambine, diventiamo nonni. Amore, ma tu dove sei? Ricordate quest'uomo? Rieccolo. Quest'anno? Tu devi stare fermo, hai capito? Ti devi muovere il meno possibile. Se solo ti azzardi a combinarmi un altro casino, io ti faccio diventare un disperso. Signor Alberto! Io volevo farla nascere in acqua! Dovremmo montare la piscina in camera di Margherita! Il peggior Natale della mia vita. E se non ci vediamo più, buon Natale. We've got a busy day tomorrow. We're using the line of credit we got with our Perfetto account from IC Savings to redo the kitchen. Get a flexible line of credit in a combined savings checking account that offers a premium savings rate and unlimited transactions. Cool, right? Maybe next year we'll tackle the dent. What do you think? Okay, kitchen first, then the dent. Visit icsavings.ca to find out more. Eccezionale alle origini del curling. Ma che era sport?
questo? Questo è uno sport che te sei il campione del mondo. È disciplina olimpica. Beh. E quante squadre si contenderanno mai sto posto alle Olimpiadi? Due? Ne voglio allargare? Quattro? Che vuol dire? È uno sport di merda, bro. Che ne pensate? Ecco l'effetto orario. C'è il minestrone qua dentro. Quindi ti dispiace se bacio un po' mamma? Sì, e voi cominciate che i bacetti. Poi si cominciano a sentire rumori strani. Tu strilli, papà ti dice parolacce. Perché gli dice parolacce? Quindi se dovete fare cose sessuali, fatele quando sta a scuola. E la mattina mamma lavora. Allora fatele quando dormo. La notte lavora papà. Allora fatele quando non ci sto e non me le fate sentire. Tu usate i soldi degli uni che dovevi usare per la casa per Carlin, me ne avete detto. La sportiva capisce perfettamente la differenza tra una casa in affitto e un'Olimpia di Salvatore. Ho rotto? No. Vabbè, ho capito tutto, ma sto Carlin che cazzo è? Ho sempre immaginato così il matrimonio. E tu, Sergio, vuoi accogliere Andrea come tua sposa? No. No! No! Andrea! E se stai qui, ci fai lo studio e la casa. Ma se vengono i suoi pazienti e la cercano, ma io che gli dico? Senta, il dottor Ferri purtroppo non c'è. Sentite, adesso basta, per favore. Salve, sto cercando il dottor Ferri. Il dottor Ferri sono io. Stai scherzando? Ma io la voglio rivedere. Ho capito, ma così rischi una denuncia. Mi stavo per sposare. E lui mi ha mollato davanti all'altare ed è scappato con un'altra. Sono depressa, mangio comunque a mio e quando mi guardo allo specchio vomito. Pensavo peggio, onestamente. Sushi sashimi? Andrea, ti prego, perdonami!
qual è il farmaco che dobbiamo spingere? Beh, in questo periodo direi l'antibiotico. A me mi hanno detto che sono stanco. A me. Avete licenziato Barbate De Paola? Io ho resuscitato i morti per te. 400 pezzi per gente già morta. È questo che chiedete a tutti, è normale? Ti assicuro che se riesci a far entrare il nostro farmaco a San Cristoforo qui dentro diventi un intoccabile. Buongiorno, professore. Ma come si permette, scusi? Se lei è venuto fin qui per propormi di nuovo il reticene, ha perduto il suo tempo e soprattutto l'ha fatto perdere a me. Lei mi sta offendendo, dottore. No, è lei che offende me. E ora esca. Se ne vada. Io ho già 35 anni. Non la prendo più la pillola. Ci vuole un po' di tempo, fino a sabato, non posso fare niente, fidati, cazzo! In nome del popolo italiano, il giudice ha visto l'articolo 536. Rai World Premium, un viaggio in Italia attraverso la fiction, luoghi, storie, personaggi, vita quotidiana, le grandi produzioni Rai per i più grandi successi di pubblico, Don Matteo, Un medico in famiglia, Capri e tante altre ancora. Questa è la mafia, paura. 12 ragazzi vogliono provare a fare una cooperativa di agricoltura biologica su queste terre. E chiedono aiuto. Ma io lo so che tu c'hai le crisi d'ansia. E da questi ragazzi ci vai tu. Sei tu l'uomo dell'ora venuto a salvarci? Agibilità temporanea in deroga. Il bando che assegna i terreni. Ma come hai fatto? Ho speso 326 euro. Di mazzetta, ma è pochissimo. Di marca da bollo. Vengo a stare in cooperativa con voi. Cazzo però quando sudate voi dal governo. Ma noi facciamo biologico. Facciamo il biologico, ma è un modo di dire, no? Così me? No, dobbiamo spalare. Dai, dai, ragazzi, dai. Avremo il primo stipendio. E lo Stato ci rimanda come vicino il boss al quale abbiamo portato via la terra. Buongiorno, Nicola Sansone. Sansone è come un loop. La paura lui la sente. Casale! Lucia Casale! Rompiti dentro! Perché bere acqua Mangiaturella? Per la sua purezza e naturalità. Per il suo gusto e limpidezza. Per la sua leggerezza. Per la sua qualità garantita. Se bevi Mangiaturella, lo sai. Sei moldavo? Romeno? Te sei tunisino. Te la faccio da tunisino. Mi scusa, ma tu l'hai che arrivo al capolinea? Su minga, Shura, mi dispiace. Io c'ando alla prossima. Ma almeno ti pagano bene? Insomma. E allora perché lo fai? Non lo so. Però è brutto la mattina quando ti alzi e non sai dove andare. Tu sei un artista, io. Io sono come te, come il nonno. Uso le mani. Io ti vorrei aiutare per quello che posso. Mi stai già aiutando. Si chiama Lucia, nella tua età. Noi siamo amici, solo amici.